Facendo un passo indietro e tornando al discorso dell'ospedale, io ho sentito a tale Pordenone Paolo Anastasia, che è il sindaco di Fossate di Portogallo, che diceva l'anno prossimo, cioè 2000 di quest'anno, è l'anno decisivo per la razionalizzazione dell'URSS 10. E lui diceva deve rimanere l'ospedale di Portogallo, quello di San Donà, però non dobbiamo più sentire parlare di Jesolo e neppure della casa di Dall'isola. D'Arizzola, perché... E lì dobbiamo, ecco, lì dipende dalla forza politica. Non so su Jesolo, Jesolo ha delle caratteristiche particolari, perché potrebbe anche essere, svilupparsi come un ospedale specialistico, non generalista, Volevo fare una ma residenza anche là. io, beh, se è una residenza, le residenze servono dappertutto. Gli anziani aumentano in maniera esponenziale. Noi abbiamo bisogno di residenza per gli anziani, per cui non, se fanno una residenza va benissimo, non ne serve una, ne servono 4 o 5, ne servono, vedi che fanno case di riposo private adesso perché quelle pubbliche non riescono più a sostenere, cioè l'età media sta aumentando in maniera tale e purtroppo l'esigenza di questa Assistenza. assistenza è tale per cui io guardo, non sono anzianissimo, cioè ho 60 anni. E mi ricordo quando i miei primi ricoveri, io avevo 20 anni, sono stato ricoverato con una colica in ospedale. C'era l'ospedale di, soltanto l'ospedale di Via Spiga. Quello. E l'altro giorno passavo lì in parte e dicevo, ma tutta la sanità nel 60, dunque quello aveva 20 anni, quindi nel 67, tutta la sanità c'era lì. Cioè negli anni 60. Tutta la non 5 secoli fa, tutta la sanità era in quello spazio che è delimitato dall'ospedale vecchio. Ma ti rendi conto quanti spazi nuovi ci sono in sanità oggi? L'ospedale nuovo, il centro di salute mentale, il centro per i disagi Disturbi alimentari. dell'alimentazione, no, quello di Villanova non c'è più per fortuna. Cioè, quanto spazio abbiamo oggi? Cioè, quando abbiamo, quindi questa esigenza della sanità, cioè il bisogno di dare servizi sanitari ai cittadini, ha avuto uno sviluppo che è stato proprio geometrico, non aritmetico, c'è stato un aumento enorme. E ci vuole ancora perché? Perché l'età media, parliamo, i nostri padri avevano, diciamo, le aspirazioni, le aspettative di vita era di 55 anni, 60 anni. Sì, secondo me sì. Adesso siamo a 80 anni, mi pare, i maschi, addirittura a 90 le femmine. I centenari che ai tempi miei erano, io non mi ricordo di persone centenarie, non, allora, sono ormai diventate quasi una normalità. Adesso i 110, 111, 112, ma quando noi eravamo, io avevo l'età della ragione, ma uno quando aveva 60 anni, 70 anni era vecchio. Cioè, quindi, questo bisogno di avere servizi c'è, quindi se fanno servizi, residenze sanitarie, assistite, Benvengano. ben vengono, anzi servono. E purtroppo ne ha bisogno, infatti questa è una delle cose che deve andare ed è prioritaria nei rapporti con Ma qui l'USL. a Portogallo Ci deve essere, ci una deve essere. residenza potrebbe essere quella dove c'è l'ospedale vecchio, trasformarlo o fare uno Ma nuovo? l'ideale sarebbe quello. Perché fai vivere in centro gli anziani? Io mi rendo conto che l'ASL, quella è un'area strategica, però è tutto da trattare, Perché secondo io ho me. Se sentito loro vogliono vendere lì, per fare fare. abitazioni, ecco, anche lì, questi due progetti fatti dell'ultima ora della precedente amministrazione, quello dell'oratorio e quello dell'ospedale vecchio, fare residenza, uffici e commercio. A parte che commercio e centro storico, o facciamo vivere il centro storico o creiamo alternative fuori al centro storico, per cui se quelli che arrivano trovano il parcheggio, i negozi, praticamente comprano lì, non vanno più in centro. Cioè noi dobbiamo valorizzare il centro, quindi i negozi non ne dobbiamo promuovere, diciamo, in questo tipo di Voleva attività. fare un albergo, mi pare, un albergo, trasformare l'ospedale in un albergo, come... Ma l'albergo, gli Perché dice alberghi. Più che mancano... in centro oggi gli alberghi servono, ad esempio serve Perché con la storia che c'è il a 90, teatro, beh, non è che il teatro perché più male viene gente, il allora... teatro non porta gente tale da So, giustificare convegni l'albergo. magari che fanno al teatro, I magari la convegni, gente ma viene... riempiamo gli alberghi che ci sono prima.
Adesso si è aperto un nuovo albergo qui di fronte all'ospedale.